giorno, vogliamo calcolare il dominio della seguente funzione logaritmica. Quindi logaritmo naturale di pi greco più e elevato a meno x quadro. Questo esercizio si fa chiaramente abbastanza agevolmente ricordandoci che l'argomento del logaritmo deve essere positivo. Pertanto pi greco più e elevato a meno x quadro deve essere maggiore di 0. Ma a questo punto qui abbiamo la somma di due quantità positive. Pi greco è chiaramente una quantità, essendo il numero 3,14, intendendo con il suo valore così un valore approssimato, ricordiamoci che pi greco è un numero irrazionale, che dopo il 3 ha infinite cifre, e proprio essendo infinite cifre non le possiamo indicare tutte, quindi si utilizza un simbolo speciale che è proprio pi greco. E quindi sicuramente un numero positivo più e elevato a meno x quadro, la quantità e elevato a meno x quadro è sicuramente positiva perché si tratta di un esponenziale, e dunque questa disequazione è risolta semplicemente per ogni x reale. Dunque il dominio della nostra funzione è sicuramente R. E a questo punto, diciamo così, se vogliamo calcolare il limite di questa funzione, visto che R è in sostanza l'intervallo che va da meno infinito a più infinito, si tratta di calcolare il limite a più infinito e a meno infinito. Andiamo a vedere il limite per x che tende a più infinito del logaritmo naturale di pi greco più e elevato a meno x quadro. In realtà si tratta di sostituire al posto di x più infinito, e dunque qui verrebbe logaritmo di pi greco più e elevato a meno infinito, ma e elevato a meno infinito è una quantità che tende a 0. Dunque questa quantità qui tende a 0 più pi greco fa pi greco, cioè in sostanza questo limite vale logaritmo di pi greco. Siccome il limite per x che tende a più infinito ci ha dato un numero finito, questo significa che la nostra funzione ammette un asintoto orizzontale a più infinito del tipo che avente equazione y uguale logaritmo di pi greco. Lo stesso possiamo dire a meno infinito, perché chiaramente cambiando il segno più in meno questo limite non cambia, quindi in realtà questo qui è un asintoto orizzontale sia a più infinito che a meno infinito. A questo punto possiamo provare a calcolare la derivata prima di questa funzione. Essendo una funzione logaritmica, chiaramente di base naturale, perché qui stiamo trattando di logaritmo naturale, qui otteniamo 1 fratto l'argomento, cioè pi greco più e elevato a meno x quadro, il tutto moltiplicato per la derivata dell'argomento. Quindi dobbiamo derivare tutto questo argomento qua, che è una somma, dunque si deriva ogni termine, poi si somma, la derivata di pi greco, essendo una costante, varrà 0, poi più, devo fare la derivata di e elevato a meno x quadro, che è la derivata di un esponenziale, ma precisamente una funzione composta, quindi otterrò e elevato a meno x quadro, il tutto moltiplicato per la derivata dell'esponente, cioè per la derivata di meno x quadro, cioè per meno 2x. Aggiustando un po' otteniamo che la derivata prima sarà uguale a meno 2x per e elevato a meno x quadro, il tutto fratto pi greco più e elevato a meno x quadro. Questa è la derivata prima. E se vogliamo porci la domanda se questa funzione ammette massimi e minimi relativi, sappiamo che bisogna imporre la derivata prima maggiore uguale di 0 e risolvere la seguente disequazione. Chiaramente questa disequazione si risolve abbastanza agevolmente considerando soltanto una parte del numeratore. Precisamente, essendo diciamo e elevato a meno x quadro una quantità positiva, la possiamo trascurare. Così possiamo trascurare pi greco più e elevato a meno x quadro al denominatore, e in realtà potremmo trascurare anche questo 2. Pertanto l'unica quantità da considerare è meno x, che deve essere maggiore o uguale di 0. E chiaramente questo significa che x è minore o uguale di 0. Pertanto, analizzando da un punto di vista grafico la situazione della derivata prima, abbiamo x minore o uguale di 0, quindi linea continua fino a 0, tratteggiare dopo 0, questo è il segno della derivata prima,
E se ci ricordiamo il teorema che, diciamo così, ci fa stabilire i massimi e minimi relativi di una funzione in base al segno della derivata, sappiamo che quando la derivata prima è positiva la funzione cresce, cioè la funzione è crescente da meno infinito fino a zero e decresce chiaramente dopo, perché la derivata è negativa. Pertanto nel punto zero, punto di ascissa x uguale a 0, la nostra funzione ammette un massimo relativo e chiaramente questo massimo relativo avrà l'ordinata f di 0 calcolata sostituendo al posto di x 0 nella funzione, quindi f di 0 sarà logaritmo di pi greco più e elevato a meno 0 al quadrato, chiaramente e elevato a 0 c'è 1, dunque logaritmo di pi greco più 1, pertanto il massimo del grafico della funzione avrà, ci sarà nel punto d'ascissa 0 e ordinata logaritmo di pi greco più 1. Naturalmente si può continuare con la derivata seconda e lo lasciamo all'utente del mio canale YouTube.